Ciao, benvenuti su Cartisia e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi propongo una torta davvero buonissima, dolcissima, facilissima, velocissima da realizzare. La torta Nesquik 10 cucchiai. Iniziamo subito, trovate tutti gli ingredienti qui sotto nell'info box. Prendete una ciotola, versate 3 uova, un pizzico di sale, 10 cucchiai di zucchero bianco, lavorate il tutto con le fruste elettriche per almeno 3 minuti. Dovete ottenere un composto chiaro e spumoso. Versate 10 cucchiai di olio di semi di mais o in alternativa olio di semi di soia. Cucchiai di soia o di latte. Quindi potete utilizzare anche il latte di mandorla. Io preferisco il latte di soia. Versate anche i nostri 10 cucchiai di latte. Vado a lavorare il tutto con le fruste elettriche. 10 cucchiai abbondanti di farina 00 di grano tenero. Mezza bustina di lievito per dolci. Lavorate prima a fruste spente e poi azionate le fruste elettriche. 10 cucchiai di Nesquik. Sono cucchiai abbondanti. Amalgamate prima a fruste spente e poi azionate le fruste elettriche. Imburrate, infarinate oppure imburrate, mettete la carta forno, utilizzo uno stampo a cerniera diametro 20. La nostra torta è pronta per essere infornata. Infornate, mi raccomando, con un forno preriscaldato a 180 gradi. Ho infornato la mia torta a 180 gradi per 40 minuti. Consiglio sempre di fare la prova a stecchino. Un dolce soffice, guardate com'è soffice al taglio, goloso, senza burro e senza bilancia. Perfetto per la colazione o la merenda di tutti i giorni. Che dirvi? Io spero che questo video vi sia utile. Mi raccomando, iscrivetevi perché ci sono davvero tante video ricette super golose in arrivo e tantissime altre ricette troverete sul mio canale. Attivate la campanella così rimarrete aggiornati su tutti i miei video. E se volete potete seguirmi anche su Facebook oppure su Instagram come Ricette Golose di Cartisia. Se provate questa ricetta, mi raccomando, lasciatemi un commento. Io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao, baci da Cartisia!